Presidente, Luigi Da Napoli e Francesco Danola sono preoccupati per la crisi, hanno seguito quello che ha detto la Banca d'Italia circa la situazione economica in Campania, sono preoccupati quindi del declino, vedono la ripresa lontana e quindi domandano come si può superare tutto questo, ma io credo che ha già risposto precedentemente, l'ho detto giusto per dovere di cronaca. Mentre invece mi concentrerei sulla domanda di Paola da Sarno, che è preoccupata perché dice, dopo la tragedia di Genova, che cosa si fa in Campania per mettere in sicurezza un territorio già molto provato da eventi catastrofici naturali? Sì, anche qui bisogna fare un'operazione, comunemente si dice verità, ma obiettiva. Cioè, come vediamo, queste situazioni di dissesto, che noi comunemente diciamo idrogeologico, ma di dissesto legato alla incuria dell'ambiente, della tutela ambientale, avvengono in tutto il mondo. Abbiamo visto i casi dell'Europa, addirittura di oltreoceano. Abbiamo vissuto il dramma di alcune inondazioni, per esempio negli Stati Uniti d'America, New Orleans. che hanno avuto anche di recente situazioni drammatiche, purtroppo di perdite di vite umane. Ed è molto diffuso in tutta Europa, abbiamo visto Nord Europa, no? Con i grandi fiumi che hanno esondato, quindi che hanno straripato, e che hanno prodotto situazioni difficilissime. Quindi c'è un problema generale.